Dopo la sosta forzata per il Covid, il carnevale riprende possesso della passeggiata di Viareggio con le sfilate dei carri e delle maschere a terra. Si comincia questa domenica e si andrà avanti fino al 12 marzo. Tornano anche i corsi notturni. Parità di diritti fra uomo e donna, comunicazione e l'incertezza sul futuro sono alcuni dei temi dei bozzetti. I carristi si sbizzarriscono con le fantasie preparate per le scenografie e i giochi di colore. La festa dei folli celebrerà Achille Lauro, estroverso cantautore, protagonista nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Achille Lauro l'ho scelto perché ritengo che sia un personaggio trasversale, perché comunica con il linguaggio dei giovani, ma è conosciuto e apprezzato anche dai più anziani. E è un personaggio trasgressivo, è un personaggio eclettico, che lo fa anche con un suo stile forte, pieno di citazioni, ma sempre con originalità ed eleganza. E credo che rappresenti il nostro pazzo, la nostra guida per i nostri giorni di follia. Un altro carro sarà un tributo ad un grande artista come Vasco Rossi, che ha da poco compiuto 70 anni. Il suo successo del 1995, Voglio una vita spericolata, si miscela con la pandemia e dà vita ad un carro che vuole urlare al mondo il forte desiderio di lasciarsi alle spalle il Covid e tutte le limitazioni che ha imposto per tornare alla normalità. La vita spericolata di allora, che era la contestazione rispetto a un quotidiano tedioso. Oggi, per assurdo, la vita spericolata che noi abbiamo è una vita, ritornare a una vita normale, quindi poter rincontrarsi in un concerto, riabbracciarsi, prendersi un caffè insieme, no? Questo oggi è diventato veramente fare qualcosa di spericolato.